Buongiorno a tutti, grazie di essere qui, grazie soprattutto ad Antonio Monte per aver condiviso assieme alla rivista del diritto sportivo questo suo momento annuale che è indiscutibilmente il momento in cui il Salvatore trova il suo massimo equilibrio sul nostro sistema di governo. Per me, come sapete, ormai è scaramantico, un tuffo nel passato e mi risento toccato quando parlo qui con voi e vi prometto che sono stato solennemente minacciato da Antonio che si è avvicinato al periodo dicendo che a questo punto dei tempi molto serrati non vi prometto la qualità di prevedere gli stessi conventi, però insomma cercherò di essere abbastanza breve. Che cosa voglio dire oltre al fatto che l'anno prossimo il segmento sportivo di 70 anni e stiamo progettando un numero speciale da rivista per questo cammino di America. Io vi racconto come si è arrivati in questa parte che convino alla ultima riforma dello statuto. Antonio Monte, il presidente della Roma, ha definito l'estate coerente e all'esito di queste estate, che sono profondamente d'accordo con quello che ha detto il presidente Maragò nel collegio di garanzia che ha funzionato benissimo in questi anni, quindi è stato onestamente sorprendente per noi trovarci in una situazione che a seguito di una quanto più grave situazione di incertezza giurisprudenziale si dovesse procedere una riforma, però il presidente Maragò ha deciso di questa occasione. Quindi noi ci siamo svegliati una mattina e in particolar modo ad ottobre con il governo che alla luce di quello che era accaduto aveva fatto un decreto legge intervenendo a tre limiti sulla lettera giustizia sportiva, riservando in maniera netta per quel che riguarda la missione esclusione delle competizioni professionistiche e materia per la giustizia amministrativa. Quindi che cosa abbiamo voluto fare? Abbiamo iniziato una trattativa con il governo, voi sapete che dopo il decreto legge di 63 su 16 c'è bisogno della legge di conversione e in questo tipo di negoziato con il governo abbiamo deciso di cogliere questa situazione spiacevole per trasformare in opportunità. Sostanzialmente quindi si sono svolte due azioni. La prima è quella di immaginare una sezione dedicata ad hoc visione e istruzione delle competizioni professionistiche e questa sezione, come poi il presidente del Consiglio dei Comuni e gli altri successivi che dovranno essere emanati, ha una particolarità. Al di là di un rito accelerato che sarà particolarmente accelerato, già dove nella storia, tranne in questo caso, eravamo abituati ad agire molto, molto crescente. L'altra particolarità è che i comuni in questo caso sono condivisi con il governo. Perché sono condivisi con il governo? Alla fine perché abbiamo ritenuto che fosse possibile condividere il governo, perché in materia di campionati professionistici la rilevanza economica dell'attività è una rilevanza molto molto stringente, molto pregnante e conseguentemente non abbiamo ritenuto in base all'autonomia dello sport, vista la rilevanza economica per l'ordinamento di questo specifico aspetto, cosa che non è accaduta sulle altre norme che sono rimaste così sulla vantaggio del CONI e per volontà del presidente Maragò sempre voluto ribadire che la trasparenza delle nostre scelte. Abbiamo certamente detto al governo, come già succedeva da tante volte, che non c'è nessun problema di far sentire il governo prima di fare il nome. La seconda cosa è stata introdotta una procedura particolare, è stata introdotta per assicurare maggiore cioè trasparenza e efficienza una procedura di sorteggio, cioè i giudici della sezione speciale, quando si possono inserire dei tribunali speciali, insomma, chiamiamo la comunità della sezione speciale, sono diversi, quei giudici saranno 9 e la differenza tra componenti supplenti e componenti effettivi sarà fatta con un sorteggio informatico con un algoritmo a generazione casuale o anche non si. Questa è una parte. Parallelamente si è deciso di sempre di quali occasioni di professionalizzare ulteriormente la categoria di giudici dello sport. E quindi si facciamo un registro unico, qui si accende dove poi si accederà per procedura comparativa, quindi c'è un rafforzamento del livello di ingresso. Non tanto dei requisiti di ingresso, ma delle modalità di ingresso alla giustizia sportiva. Ci sarà una procedura comparativa vera e propria, perché l'oggi era semplicemente una procedura di manifestazione di interesse, ci sarà una procedura comparativa vera e propria. Questo dovrebbe peraltro soddisfare alcune delle obiezioni che il TAR, segnalamento di emanazione che la Presidente della Sezione di Carlo Sport, sollevava sulla formazione dei collegi della giustizia sportiva. Questo registro unico dello sport è divisibile in una serie di sezioni. E in particolar modo la rilevanza qual è? È questa procedura comparativa, perché la procedura comparativa non le dà spazio alle federazioni che poi hanno facoltà di scegliere loro nell'ambito dei giudici che verranno i nomi d'ordine all'esito della procedura comparativa di scegliere quali sono i giudici che andranno nelle singole federazioni.
Chiudo dicendo ulteriormente che abbiamo rafforzato le compatibilità, perché al fine di essere giudici di situazioni importanti come la Federcalcio, piuttosto che come la Federazione della Pallacanestro, ma anche in tante altre che sicuramente sono commissari di assegno, è comunque qualcosa che pare la pena di esserci, ed è giusto anche che chi fa questo sforzo, più delle volte non remunerato, scelga da che parte stare, o si sta dalla parte di chi giudica, o si sta insieme con il studio dalla parte di chi difende. Quindi queste sono state le nostre scelte, adesso dobbiamo declinare ulteriormente le prossime nostre aggiunte al nostro Consiglio nazionale con i regolamenti attuativi, e quindi il senso è stato quello di cogliere da una brutta situazione, quella di stare dovendo per il sportivo, un'occasione per rafforzare ulteriormente la qualità della giustizia. Non sono stato velocissimo, vi ringrazio tantissimo, passo la palla e il microfono al Roberto Cammino, che è un minuto più con me, e grazie a tutti dell'attenzione e buon